Perché io non nasco come coach online, ovviamente chiunque parte sempre da zero. Ora continuerò sicuramente con il coach online di Nicola perché mi sento seguita 24 ore su 24, se ho un dubbio lo chiedo subito a Nicola e Nicola mi risponde. Continuo a vedere i risultati e questo è una cosa davvero fondamentale, quindi ecco, ringrazio assolutamente Nicola e tutto quanto. Sono Jessie, sono una lavoratrice full time e mamma di tre figli, di conseguenza il tempo a mia disposizione è veramente molto poco. Le schede di Nicola sono state uno stimolo continuo, ad ogni cambio c'era l'entusiasmo di vedere che altra sfida ti ponesse di fronte. Oggi mi alleno 4 volte a settimana e l'allenamento è parte integrante delle mie giornate, al punto che mi alzo un'ora prima la mattina per poterlo fare. Il fisico si sta delineando e piano piano sto ottenendo i risultati sperati che avevo in qualche modo concordato con lui all'inizio, gli avevo posto un obiettivo al quale volevo arrivare. È umano, è uno di noi, non è un esaltato. Questa è la sua più grande qualità, secondo me. E da qui penso che sia un coach a 360 gradi e ad oggi posso dire che è il personal trainer migliore che io abbia incontrato. Lo consiglierei veramente a chiunque e sono molto soddisfatta di questo percorso, quindi grazie Nicola. Ero partita molto molto prevenuta perché venivo da 2 anni circa di CrossFit seguita da un coach fisicamente, cui i risultati erano pari a zero per 2 anni, però era un coach che mi motivava comunque, mi diceva che di me io non li vedevo, però lui mi diceva di sì, quindi io continuavo. A un certo punto mi sono talmente demotivato, ho perso la mia autostima, che ho smesso proprio sia la dieta sia l'allenamento che facevo. Per puro caso ho incontrato Nicola Colle e da lì non dico che la mia vita è cambiata, ma ha stravolto tutto, perché in poco tempo, in un mese, già il primo mese di sola alimentazione, ho visto i primi risultati su di me. Dopo ho deciso anche di integrare le sue schede di allenamento. Oltre ad essere costissime, mi hanno dato più carica, più vedevo risultati, più andavo avanti. Dal 3 allenamenti che facevo, adesso ne faccio 5, se non 6. Se non vado in palestra divento pazza, perché è diventata la mia valvola di sfogo, anche col lavoro che faccio, quindi che è abbastanza pesantino. Con lui sarò finché non raggiungerò i miei obiettivi. Ho perso un sacco di centimetri a livello di vita, ho messo su tanta massa muscolare e per adesso sono contenta, quindi spero di ottenerne altri. Quando vedi le persone che hai aiutato ringraziarti costantemente, quando vedi che ciò che tu fai ogni singolo giorno è apprezzato dalle persone che ti seguono, io non posso che essere grato veramente per ognuno di voi, per tutto ciò che state facendo, veramente. Grazie mille a chiunque mi abbia dato fiducia in questi anni e sicuramente questo non è che l'inizio. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto e ditemi anche qui sotto nei commenti il vostro punto di vista. Allora, oggi voglio raccontarvi brevemente la mia storia, perché veramente in tantissimi tantissimi me l'avete chiesto in questi anni. Io non ho mai avuto quel momento da dedicare effettivamente per mettermi qui a raccontarvi la mia storia, anche perché comunque si pensa sempre che bisogna aspettare il momento giusto, che bisogna aspettare il momento perfetto per raccontare la nostra vita, invece in realtà non esiste, quindi ho voluto direttamente farlo oggi. Credo che dagli 1 ai 18 anni ben poco vi interessi, più o meno è stata una vita normale come tutti gli altri: amici, scuola, divertimenti, famiglia, eccetera eccetera, quindi non starò qui a dilungarmi. Ma ciò su cui effettivamente vorrò porre l'attenzione in questo video è proprio la motivazione, dove la trovo, dove effettivamente riesco a spingermi costantemente giorno dopo giorno per portare avanti il mio
sogno. E parto subito dalle prime difficoltà che ho incontrato, perché io non nasco come coach online, ovviamente chiunque parte sempre da zero. È ovvio che magari tu adesso che sei qui vedi che magari c'ho decine di migliaia di follower su Instagram, migliaia di follower su YouTube, e quindi tu pensi che sostanzialmente chiunque nasca e parta da questo, ma realmente non è assolutamente così. Sono partito da zero su Instagram, sono partito da zero su YouTube, sono partito da zero dappertutto, con le competenze del mio lavoro, di mettermi davanti alla camera, di qualsiasi cosa. Cosa è successo? 18 anni, come tante persone, studiavo, ho incominciato con il primo lavoro dopo che ho mollato l'università, perché non volevo proseguire con gli studi, non mi piaceva ciò che stavo facendo. Ho detto ok, adesso voglio rendermi autonomo e ho iniziato a lavorare. Subito, praticamente dopo i primi 2 o 3 anni, mi sono reso conto che non era assolutamente la mia strada stare in ufficio davanti a un computer. Magari per tanti altri potrebbe esserlo, ma per me non era assolutamente così. E quindi cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a fare quello che fa la maggior parte delle persone, ho iniziato a lamentarmi, ho iniziato a disprezzare ciò che facevo. L'unica cosa che effettivamente mi dava aiuto, mi dava sostegno in quel periodo, era l'allenamento che riuscivo a fare la sera quando tornavo a casa dal lavoro. Più o meno la mia giornata era sveglia, ore 6 del mattino, ore 6 e mezza, 6 e 40 si partiva di casa, 7 e mezza ero in ufficio perché era circa 40 minuti da casa, lavoravo tutto il giorno, quindi pranzo eccetera ovviamente in fabbrica, la sera finivo di solito verso le 4 e mezza, 5 e mezza, dipende se facevo anche straordinarie, alle volte anche le 6 e mezza, quindi lì chiaramente dipendeva dalle giornate. Poi tornavo a casa verso le 6 più o meno, facciamo una media, mi allenavo, che era l'unica cosa che mi piaceva della giornata, cenavo, magari uscivo con gli amici, magari facevo qualcosa, un po' di svago eccetera, e poi sostanzialmente andavo a dormire. Questo credo che sia la vita che accomuna molte persone, solo che ad un certo punto ho cominciato a capire che effettivamente non mi piaceva assolutamente quello che stavo facendo, ok? Quindi mi allenavo, ero già personal trainer certificato perché era una mia passione, mi ero già preso le mie soddisfazioni, ma non riuscivo a fare di questo il mio primo lavoro. Desideravo lavorare in palestra, vedevo chi lavorava in palestra che gli piaceva il suo lavoro e li invidiavo sotto un certo punto di vista, solo che facendo due conti sostanzialmente era veramente molto difficile riuscire a vivere degli introiti che come istruttore di palestra tu puoi avere, ok? Quindi le strade a quel punto erano due: o mi lamentavo oppure cercavo di trovare una soluzione alternativa a ciò che era la mia passione, perché volevo effettivamente dedicare tutta la mia vita a ciò che era la mia passione, ovvero aiutare le persone, allenarmi, mangiare correttamente, aiutare le persone ad allenarsi e mangiare correttamente, a ritrovare la loro miglior forma fisica e mentale di sempre. E quindi cosa è successo? Sostanzialmente ho incominciato ai 23-24 anni ad approcciarmi al mondo del fitness dal punto di vista anche dell'online, ok? Quindi mi sono ancora preso altre certificazioni, ho fatto corsi praticamente in tutto il nord Italia per prendermi altre certificazioni perché mi piaceva, però mi rendevo conto che continuavo a prendere certificazioni ma non ottenevo i risultati che desideravo, cioè comunque continuavo a lavorare in un'azienda, continuavo a svegliarmi al mattino che ero triste, che non volevo più affrontare la giornata, e l'unico momento della giornata che mi piaceva era effettivamente quando mi allenavo, quindi la sera. A questo punto cosa ho iniziato a fare? Ho incominciato a allenarmi la sera, poi invece di uscire con gli amici ho cominciato a fare delle rinunce, quindi ho cominciato a studiare, a cercare di mettermi in gioco e iniziare effettivamente ad approcciarmi a quello che era il mondo dell'online. Quindi anche qui ovviamente inizio a pubblicare i primi post su Instagram, i primi video su YouTube, che ovviamente all'inizio nessuno ti guarda, ok? Quindi all'inizio è stata veramente difficile, perché provate a immaginare, sicuramente chi mi sta guardando, magari chiunque potrebbe aver vissuto questa tipologia di situazione, cioè ero nella condizione in cui non mi piaceva ciò che facevo, ok? Quindi tutto il giorno non mi piaceva, la mia giornata lavorativa non mi piaceva, cioè io stavo veramente male ad un certo punto a star seduto su una scrivania davanti a un computer e non poter realizzare i miei sogni. Arrivavo a casa la sera, quel poco tempo che avevo a disposizione mi allenavo, però poi ovviamente studiavo, mettevo in pratica, acquistavo corsi
ok, acquistavo corsi perché per me è fondamentale questa parte, acquistavo corsi per cercare effettivamente di trasformare la mia passione nel mio primo lavoro. E quindi all'inizio proprio i risultati erano pari a zero, quindi io continuavo magari a spendere soldi, continuavo a fare un lavoro che non mi piaceva, l'unica cosa che mi piaceva della giornata era allenarmi e soprattutto non avevo nessun risultato. Cioè, nella maggior parte dei casi, quando mi andava bene, riuscivo magari a avere poche persone che incominciavano a seguirmi, però per me questo era già un grande risultato. Ad esempio, quando sono arrivato ai primi 1000 follower su Instagram, per me era già un grandissimo, grandissimo risultato. Vuol dire che effettivamente delle persone mi volevano seguire. La cosa più bella è stata quando effettivamente ho avuto il mio primo cliente. Lì veramente ho pensato, ho detto, cavolo, se ce l'ho fatta con una persona, voglio veramente farcela con altre migliaia di persone. E in tutta questa parte comunque ho messo anche un piccolo dettaglio, ovvero che nel frattempo lavoravo in palestra, ho incominciato in palestra a lavorare circa 19 anni, lavoravo ovviamente come secondo lavoro, quindi due volte a settimana la sera, quindi oltre al mio lavoro durante tutto il giorno, andavo dalle 7 alle 10 di sera, facevo chiusura in palestra, quindi immaginatevi, sveglia alle 6, andavo al lavoro, tornavo verso le 6 di sera, mi mangiavo qualcosa di veloce, andavo in palestra e facevo altre 3 ore, però ovviamente quella era la mia passione, quindi non la vedevo come un lavoro, ma anzi la vedevo come un'opportunità per imparare tantissimo e per soprattutto imparare a seguire le persone dal vivo. Poi nel corso degli anni ovviamente queste ore le ho trasformate in ore di personal che riuscivo a fare con le persone anche qui chiaramente dal vivo, e quindi ho seguito anche qui diciamo un centinaio secondo me più o meno di persone dal vivo fra la palestra e fra il coaching live. Mi sono trovato ad un punto di saturazione, quindi avevo praticamente 18 ore al giorno occupate fra lo studio, fra il provare ad approcciarmi online, fra i clienti dal vivo e fra il mio lavoro, ovviamente, che continuavo a detestare e che purtroppo non mi aveva preso come invece mi aspettavo all'inizio. Quindi a un certo punto ho dovuto fermarmi e prendere una decisione, o una direzione oppure l'altra, nonostante le migliaia di difficoltà, perché vi garantisco io che arrivavo in ufficio al mattino, mi prendevano anche in giro dicendomi guarda il personal trainer o il personal, perché ovviamente le persone quando vedono che tu stai cambiando, quando vedono che tu stai facendo qualcosa di diverso, incominciano un po' a criticarti, sia per loro invidia e sia perché magari ti vogliono bene e hanno paura che tu ti faccia male. E questo succede molto spesso anche nell'allenamento, nell'alimentazione. Quando inizi magari ad allenarti, le persone ti dicono: ma no, ma cosa fai? Ma stai già bene così? O quando inizi anche nell'alimentazione: ma cosa mangi quelle cose? Mangia come facevi una volta. E tu magari dici: ma cioè, sto provando ad impegnarmi per fare qualcosa, non rompermi le scatole, ok? Quindi l'unica cosa in queste situazioni è metterci un bel muro, un paraocchi, ok, nei lati, andare avanti e proseguire sulla nostra direzione se vogliamo ottenere i nostri risultati, se abbiamo un obiettivo e sappiamo come fare per raggiungerlo. Ovviamente in questa vita nessuno ci garantisce nulla. Ad un certo punto cosa ho fatto? Ho preso la scelta che più mi ha cambiato, mi ha stravolto la vita. Nel 2019, me lo ricordo ancora benissimo, quel giorno ho deciso, dopo 7 lunghi anni in un'azienda, ho deciso di licenziarmi e finalmente prendermi cura del mio tempo e finalmente mettere me al primo posto e decidere per la mia vita, nonostante le difficoltà, perché vi garantisco che come imprenditore ormai al giorno d'oggi le difficoltà sono all'ordine del giorno, i problemi sono all'ordine del giorno e il rischio ovviamente è all'ordine del giorno, anche se io credo che sinceramente sia molto più rischioso avere un lavoro a tempo indeterminato, perché in tanti casi, anche ad esempio in situazioni come è successo l'anno scorso con il lockdown, ma con tantissime altre situazioni che possono accadere, se i capi decidono vi lasciano direttamente a casa. E quindi questo è quello che è successo anche con tanti clienti del mio servizio di coaching, che però hanno avuto la forza di rimettersi in gioco e darci dentro alla grande. Quindi nel maggio del 2019 ho deciso di finalmente licenziarmi e scegliere di fare la vita dei miei sogni e non svegliarmi più al mattino triste, non svegliarmi più depresso, ma finalmente riguadagnarmi e riprendere in mano la mia vita e soprattutto donare agli altri ciò che avevo imparato, ok? Sia dal punto di vista dell'alimentazione, sia dal punto di vista dell'allenamento, e da lì ho incominciato ogni singolo giorno, sabati e domeniche incluse, mattine, pomeriggi e sere, a studiare, a mettere in pratica, studiare, mettere in pratica, allenarmi, studiare, mettere in pratica, allenarmi, e ho costruito qualcosa che a mio avviso non mi sarei mai e poi mai aspettato. Ovviamente c'era l'ambizione di costruire qualcosa di grosso, ovviamente c'era l'ambizione
di seguire migliaia di persone, ma non mi sarei mai aspettato di farlo in così poco tempo e di arrivare qui dove sono oggi e posso ritenermi di avere una vita di successo. Nel mio caso, e per quanto riguarda le mie ambizioni, non è detto che per te successo significhi questo, ma il successo per ognuno è sicuramente soggettivo. E da lì veramente devo essere grato ad ognuno di voi che magari guardate semplicemente un mio video, che condividete semplicemente un mio video, un mio post, qualsiasi cosa, e devo essere super grato a tutti i miei clienti, a chiunque mi abbia dato fiducia in questi anni, perché veramente per me è stata la miglior cosa che potevate fare, sia per voi stessi ma ovviamente anche per me, perché mi avete permesso di arrivare dove sono oggi con un team di professionisti che seguiamo ogni giorno centinaia di persone, che mi avete permesso di creare e realizzare un videocorso, perché continuavate a chiedermi che appunto volevate me, che mi allenavo in video direttamente con voi, e quindi ho deciso di accontentare ovviamente anche me stesso, perché era un'ambizione che avevo da tantissimo tempo. E mi avete anche permesso di fondare l'azienda di online fitness coaching che ogni giorno segue migliaia di persone, quindi veramente non posso essere più grato a tutto questo, nonostante le grandissime difficoltà che ho affrontato soprattutto all'inizio, anche perché anche i miei genitori non è che fossero poi così contenti che mi licenziassi e che mi mettessi in proprio, soprattutto perché mia madre aveva avuto anche attività in passato e quindi si è messa le mani nei capelli, sembrava che andasse al funerale il giorno che io ho aperto partita IVA. Ma nonostante questo ho continuato nella mia strada, ho continuato a seguire i miei sogni e oggi non posso essere che super grato per la vita che sto facendo. Mi ha permesso tutto questo di ovviamente costruire la mia famiglia. Ad oggi ho una figlia, ho una fidanzata che amo tantissimo e quindi riesco ogni singolo giorno a vivere proprio delle mie passioni, quindi la mia passione nella sfera personale, la mia passione nella sfera lavorativa, la mia passione nella sfera dell'esercizio fisico, della salute, e quindi effettivamente mi sento veramente realizzato ogni giorno. Ovvio, ci sono veramente ancora tantissime cose che voglio migliorare. Ogni singolo giorno io studio, leggo, metto in pratica, quindi quello che facevo tempo fa continuo a farlo anche oggi, perché sono dell'idea che l'evoluzione non finisca mai, non si smette assolutamente mai di imparare. Io credo che se avrò la fortuna di arrivare anche a 90, 100 anni, continuerò ogni singolo giorno a studiare, a mettere in pratica, perché è veramente la mia passione più grande. Soprattutto ciò che veramente io amo fare è aiutare le persone. Quando io vedo video testimonianze, quando io vedo messaggi dei miei clienti, me ne arrivano veramente decine e decine ogni singolo giorno, che sono super soddisfatti, che hanno raggiunto risultati mai visti prima, che hanno raggiunto risultati che ambivano da tantissimi anni, che magari hanno provato in tutti i modi e non riuscivano, e poi con noi nel giro di 2-3 mesi hanno ottenuto grandi risultati. Questo non può che rendermi veramente grato della vita e grato di quello che sto facendo ogni singolo giorno. Se siete arrivati fin qui, veramente vi ringrazio tantissimo. Spero che questa storia possa avervi fatto un po' di più chiarezza su chi sono. Ditemi anche qui sotto nei commenti se avete qualsiasi domanda, sarò lieto di rispondervi. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video.